istante la possiamo magari anche rivedere, mentre rivediamo le azioni principali del primo tempo, con un Milan decisamente partito bene con il suo tridente composto da Ganz, Spagnoli e Enti. Qui alla conclusione Enti protagonista assoluto della prima parte di gara, come Cristante il centrocampista che dovrebbe essere lo schermo davanti alla difesa, ma che ha anche libertà di inventare. Enti pericoloso in due occasioni, ma avrà anche la chance per fare il 2-0. Milan dunque che comincia benissimo e va in vantaggio grazie a questa idea di Cristante, che beffa così Anik e tutta la retroguardia del Newcastle. Milan che però invece che consolidare il vantaggio ha giocato un po' forse sottotono nell'ultima parte della gara del primo tempo, negli ultimi 5 minuti, permettendo così al Newcastle di avere alcune occasioni buone per trovare il pareggio. Qui è andato la conclusione Quinn dalla distanza, non pericolosa in realtà per Narduzzo, ma Narduzzo avrà altri problemi più tardi, non tanto su questa incornata di Street in proiezione offensiva, quanto su un'incertezza che ha avuto con un compagno di squadra, ovvero con Enti, dunque è stato costretto anche a ribadire oltre la traversa. La conclusione di Logan non lo ha tanto impensierito, ma il Newcastle è una squadra tosta, l'ho detto anche più volte il tecnico del Milan Dolcetti. Qui vediamo la conclusione intanto di Bastone dalla distanza. Milan che come detto ha cominciato davvero bene, ben impressionato anche dal punto di vista qualitativo per le giocate dei suoi ragazzi, ma occhio davvero a questo Newcastle che Peter Bursley insieme agli altri tecnici inglesi ha plasmato in maniera più classica, nello stile inglese più classico, con un 4-4-2 basato su corsa e velocità. Qui la grande occasione avuta da Enti per raddoppiare per il Milan, troppo sicuro di sé il nigeriano. Altra grande chance con la proiezione offensiva di Tamas dell'ungherese, che mette in mezzo per Spagnoli, ben contrastato da Šatka, che è stato un vero e proprio baluardo per la retroguardia del Newcastle. Ancora azioni del primo tempo con questa conclusione di Ganz pericolosa, ma non inquadra la porta il figlio d'arte, il figlio di Maurizio Ganz, va alla cross per Aarons, Holley per Herman, la sua conclusione, bravissimo Narduzzo a salvarsi, è stato davvero freddo il portiere milanista che era andato a terra sulla conclusione di Herman. Qui Holley scavalca di fatto l'intervento di Pacifico, Herman, tiro contrastato da due difensori di... Stessa impressione Jacopo, tu da bordo campo. Sì, infatti hanno preso anche bene le misure in difesa. Herman, ancora una volta Narduzzo, arriva Holley, ancora Narduzzo, c'è il fallo su di lui. 1,95, giovanissimo, qui stoppa bene, poi si gira, Narduzzo è bravo anche sulla ribattuta con Holley, che è andato a cercare il tap-in vincente. Poi si è fatto male Narduzzo e sono intervenuti anche i medici del Milan. Jacopo, una precisa indicazione del tecnico oppure no? Seguiamo questa azione, poi andremo a bordo campo. Enti, la sua conclusione sul lato esterno. Enti, Prosinek in mezzo per Enti, la sua conclusione, c'è lì Street. Anik stavolta, siamo di nuovo in presa diretta con la conclusione, la rete del nuovo entrato Alex Pedone, che gol spettacolare, al volo la conclusione del centrocampista di Dolcetti, 2-0 per il Milan, è festa sulla panchina rossonera. Jacopo. Sì, esatto, ed è venuto subito a ringraziare il mister. Sono per forza di livello visto che giocano per il Milan. Prosinek affrontato da un avversario, la conclusione di Prosinek, pure con improbabilità si deciderà anche l'esito di questo raggruppamento, quello che racchiude il Milan, l'under 17 del Congo e il Newcastle. Cristante, ottimo l'appoggio per Bortoli, l'uscita di Anik, pallone che rimane lì, arriva Prosinek, Anik rientra in porta, Enti trova lo spazio, Enti tradito da un rimbalzone che poi vede Petagna
si aggiusta per il tiro con il destro, gestito da Petagna, poi indietro per Cristante, due su di lui, Cristante alla fine ne esce, poi con eleganza su Petagna, scambiano i due, ancora Cristante, ancora Petagna, calcio d'angolo sul centro dell'area di rigore, esce Narduzzo, stavolta azzecca tempo e modo di uscita e fa suo il pallone sul calcio d'angolo di Desmond, bravo Narduzzo. E appena dal 90esimo, Milan 2, Newcastle 0. Nel Milan la punizione di Cristante, facile stavolta per... Sembra che stia controllando tutto sommato la partita. Sì, sì, è più una gestione della partita oculata. Ovviamente se trova lo spazio, come in questo caso con Pedone, tenta l'imbucata. Va Rondanini nel mezzo, di punta, di attaccante, prendendo il posto di Erma. Intanto però azione buona per il Newcastle. Quinn, che era andato vicinissimo al gol anche nel primo tempo. Bravo, il Leo è entrato Boat a Cinocchi. Poi Speranza. Lancio lungo nella terra di nessuno. Desmond con un po' di difficoltà. Ferrettini approfitta la sua conclusione, che finisce al lato di poco. Ha rischiato davvero. Davvero, soprattutto fisicamente. Sì, no, lo sapevamo. Good luck. Lo sapevamo. Good luck. Good luck. Good luck.